Sono Angelo Francesco Pozzolino, titolare del pastificio Pozzolino. E ho avviato questo pastificio nel 2010, all'età di 22 anni. Abbiamo aperto il pastificio perché c'è nata la passione guardando la nostra nonna le domeniche mattine fare la pasta in casa. E quindi abbiamo voluto riportare la stessa tradizione, lo stesso amore qui ogni mattina. Le caratteristiche della pasta sono la lenta essiccazione, che avviene a 36 gradi per salvaguardare tutti i valori nutrizionali del prodotto, così la pasta risulta sempre più digeribile. Produciamo la pasta con semole 100% canapresi, che vengono coltivate nel Crotonese a Sfrocoli, quindi man mano abbiamo sempre esclusivamente la semola fresca. La pasta artigianale si nota già dal colore che ha, perché viene riportato il colore della semola. La rugosità gliela dà sia la trafilatura e sia l'essiccazione. L'importanza del prodotto è salvaguardare il glutine con l'essiccazione e con la lavorazione, perché lì è il glutine che va ad assorbire qualsiasi tipologia di sugo e di condimento. Una volta riempito tutti i telai, la mettiamo nelle essiccatoie. Lavoriamo tutto interamente a mano. Già la stesura sui telai e fino a finire l'impacchettamento è tutta effettuata manualmente. E lì abbiamo un altro controllo di qualità, dove noi riusciamo a controllare singolarmente ogni pezzo di pasta. Il nostro obiettivo è mantenere sempre quell'amore, quella tradizione ogni mattina che produciamo la pasta, perché chi va a mangiare, che sia pasta o che sia altra tipologia di prodotto, deve mangiare un prodotto di qualità. Non puntiamo mai sul volume del prodotto, ma sulla quantità. E questo ci dà l'onore di firmare la nostra pasta. We'll be right back.